Nessun gol al Ballotta di Fidenza nello scontro salvezza tra Borgo San Donnino e Bagnolese, valido per la 14ª giornata del girone D di Serie D. La squadra di Baratta ha creato tante occasioni da gol, ma non è riuscita a concretizzare. Al minuto 83, Frattini ha salvato il risultato parando un calcio di rigore a Bertozzini. Prima occasione per i padroni di casa, al minuto 10 Pinocchio serve Caniparoli che entra in area da sinistra, ma non riesce a sorprendere la difesa della Bagnolese. Al 25esimo ancora Borgo San Donnino, Lupoli salta l'uomo e conclude col sinistro dal limite, ma Corradi non ha problemi. Passano 2 minuti e i biancazzurri ci riprovano con Lancellotti che appoggia nella zona di Finocchio e l'ex Carpi si inserisce tra 2 difensori, conclude di sinistra, ma il portiere si oppone con il corpo. Al 27esimo grandissima chance per il Borgo San Donnino, bella giocata di Vecchi, cross del numero 3 per uno spacco di Lupoli, palla sul fondo. Poco dopo un'altra azione nata dai piedi di Vecchi, Caniparoli colpisce male di testa a 2 passi dalla linea di porta. Alla mezz'ora corner di Abelli, Fogliazzi sorprende la difesa reggiana ma spedisce il pallone alto sopra la traversa. Nel secondo tempo parte forte il Borgo San Donnino che al minuto 48 affonda sulla sinistra, Vecchi salta 2 uomini ma è poco lucido nella battuta a rete da posizione favorevole. Una manciata di secondi più tardi, la conclusione di Finocchio viene smorzata per la difesa, il pallone diventa buono per Lancellotti che di prima intenzione chiama in causa il portiere Corradi. Al 52esimo si rende pericolosa la Bagnolese, rimessa laterale, Marani tira con il destro in controbalzo, scheggiando la traversa. Un minuto dopo, punizione di Abelli da posizione defilata, Lancellotti arriva per primo ma manda il pallone alto. Al 72esimo ci prova Michael, palla alta sopra la traversa. Al 77esimo altra occasione per il Borgo, palla in area, Lupoli impatta di testa ma trova la risposta di Corradi. Al 79esimo corner Bagnolese, Dembakai non inquadra la porta da posizione favorevole. 3 minuti più tardi è proprio lo stesso Dembakai ad essere messo giù in area di rigore da Fogliazza, l'arbitro guida non ha alcun dubbio, è penalty per la Bagnolese. Dal dischetto si presenta Bertozzini, il suo destro in diagonale viene alzato sulla traversa da Frattini che poi blocca terra. Il Borgo San Donnino prende fiducia al minuto 84, cross di Lancellotti intercettato da Corradi. L'ultimo sussulto del Borgo arriva al minuto 87, bel cross di Dodi da destra, ma in due mancano l'impatto col pallone da distanza ravvicinata, divorandosi il vantaggio. Nel recupero ci prova anche la Bagnolese, Marani calcia da posizione defilata, la palla sbatte sul palo, poi Frattini mette in calcio d'angolo. Dopo 4 minuti di recupero, il signor Guida di Torre Annunziata manda le squadre negli spogliatoi, finisce 0-0.